Nell'azienda ospedaliera Marche Nord è arrivato il robottino Da Vinci, solo due di questi esemplari unici in Italia per operare, quindi davvero un'importante novità. È un robot di ultima generazione, permette di fare una chirurgia veramente microinvasiva, un intervento tutto a favore del paziente, laddove ci sono indicazioni. Partiamo con Patriti, che è il nuovo primario, che ha una grande esperienza, benché sia giovane da questo punto di vista, ma si vuole crescere in tutte quelle specialistiche chirurgiche che trovano nella robotica un elemento di alta qualità. È una scelta molto forte, fatta in tempi strettissimi, che trasmette appieno quello che è l'immagine e il ruolo che Marche Nord deve avere nella sanità marchigiana, ovvero siamo un baluardo rispetto alla mobilità passiva verso nord, un luogo di grande eccellenza e qualità che dice, che racconta a tutti i marchigiani che possono trovare nella loro regione risposte adeguate al loro bisogno di salute. Proprio per ciò che riguarda la mobilità passiva, gli ultimi dati indicano che circa 10.000 residenti nella provincia di Pesaro Urbino si rivolgono a cure fuori regione. Quali potranno essere le previsioni a questo riguardo? Credo che noi, nel momento in cui abbiamo aumentato il personale in tutta la sanità marchigiana, in particolare in questa provincia, quindi aumentato le prestazioni e diamo prestazioni non solo numericamente superiori ma anche di qualità attraverso appunto l'impiego delle tecnologie e le alte professionalità di chi lavora qui, è la garanzia migliore, il messaggio più forte che possiamo dare ai marchigiani dicendo la sappiamo che la sanità è di libera scelta, ma nella nostra regione si possono trovare risposte di grandissimo livello, quindi non necessariamente dobbiamo fare tanti chilometri quando possiamo trovare probabilmente il meglio già nella nostra realtà. Investimenti di così alto livello, strumentazioni che si trovano in pochissimi presidi in tutta Italia, Marche Nord se ne è dotata, grande investimento e anche grande prospettiva per il futuro. Continuerete su questa linea? Beh, la Regione Marche ha due centri che fanno robotica, uno è Torrette e si aggiunge in questo caso Marche Nord. È logico che avendolo acquistato adesso è uno strumento di ultimissima generazione, quindi fra pochi ce ne sono in Italia. È chiaro che una costruzione complessiva di quello che è il ruolo di Marche Nord nella sanità regionale. La robotica non si fa solo in chirurgia, si fa anche in ginecologia, si fa anche in urologia, quindi ha un'applicazione più ampia e l'occasione poi per qualificare l'intera struttura ad utilizzarla. Così come l'investimento tecnologico vale anche per altre strutture, nella diagnostica pesante, nella qualità delle attrezzature e nella qualità dei professionisti. È un anno particolare, 2017, perché abbiamo investimenti e risorse come non abbiamo mai avute, tecnologie come non ci sono mai state e il personale a tutti i livelli, sia dal punto di vista dell'alta professionalità dei primari, ma anche quello che è il comparto, con numeri che non abbiamo mai dato. È un anno di prova per vedere se spingendo al massimo questa macchina riusciamo ad avere risultati importanti.